Rivolge su bambino. Da tempo ormai, ogni giorno, tutti i mezzi di informazione non mancano di mettere in evidenza di cronaca i crescenti flussi migratori di molte persone che, nella speranza di una vita migliore, fuggono dai propri paesi. I motivi principali di tale esodo sono per lo più economici, politici, ambientali e, ahimè, anche per guerre in atto e persecuzioni. È straziante, caro Gesù, assistere al soccombere di questi fratelli lungo quelle sciagurate cinta murarie e nei pressi delle coste presidiate dai paesi ostili all'accoglienza. È follia pura non riconoscere i fratelli e le sorelle che ci sono di fronte, a prescindere dal colore della pelle, dall'etnia, dalla religione o dall'orientamento politico. È una vera e propria opera di disumanizzazione. Caro Gesù, questo dolore non ti è estraneo. Nella tua stessa carne hai provato la devastazione di non essere amato, voluto e accolto dalla tua terra di origine. Abbiamo bisogno di te. Aiutaci ad abbattere l'avidità sfrenata e la paura dell'altro, mascherati ormai da sgretolanti nazionalismi. Sicuramente è necessario che i governanti delle nazioni facciano dei passi indietro rispetto alle dissennate decisioni di chiusura. È urgente che nel cuore di ognuno di noi si spenga la paura dell'altro. Dobbiamo smettere di fuggire lo sguardo altrui per diradare la nebbia della paura di amare. Gesù, aiutaci a cercare e a prenderci cura della sempre più scarna umanità. Cercare l'uomo e cercare Dio e viceversa. Vieni, Gesù, abbiamo bisogno di comprendere cosa significa essere veri uomini e donne. Uomini e donne che formano un'umanità dove regna la giustizia, la lealtà, l'accoglienza di tutti, dove si possa garantire la prospettiva rosea di un presente e di un futuro ricco di vita e di realizzazione personale e collettiva. Con affetto, Francesco.